La moda non è in difficoltà, tra un po' il settore ritroverà il suo equilibrio. Brunello Cucinelli, imprenditore umbro, ospite dei colloqui dell'economia della Camera di Commercio di Firenze, ha invitato ad evitare inutili allarmismi sulle difficoltà del comparto moda, ponendo al contrario l'attenzione sulle difficoltà dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro, soprattutto, secondo Cucinelli, a causa dei bassi salari. È chiaro che abbiamo fatto un triennio dove praticamente abbiamo quasi tutti raddoppiato il fatturato. Quindi io sono sempre più per una crescita sana, equilibrata. E adesso stiamo affrontando un momento di grande riequilibrio. Non è che siamo in difficoltà. Abbiamo bisogno di tornare ad essere equilibrati. Ce lo insegnano i greci, no? Quando dall'800 al 400 avanti Cristo dicono viviamo secondo natura. E noi abbiamo bisogno di questo. Quindi non la trovo una grande difficoltà, ma stiamo ritrovando un giusto equilibrio. E nei prezzi, e questo è un altro grande tema, credo che noi dobbiamo avere e provare le nostre imprese ad avere il giusto profitto. Che cos'è il giusto profitto? Tutti sappiamo quando tutta la filiera deve avere la giusta remunerazione da qualsiasi tipo di prodotto che facciamo. Questo è, e specialmente i giovani conoscono tutto, sono connessi e vanno a vedere dove è fatto, come è fatto, si è rispettato le leggi del creato nel produrre qualcosa, quindi è un grande tema, molto nuovo per il tempo a venire. Gli stessi giovani che trovano difficoltà ad entrare nei luoghi di lavoro? Ma sai, questo è un grande tema, non conosco un papà o una mamma che giustamente possa incentivare il proprio figlio a fare l'operaio, giusto? L'impiegato è un'altra cosa, quindi oggi non parleremo di impiegati, parleremo di operai, perché ridare dignità al lavoro operaio è molto difficile. Poi vai a lavorare in fabbrica, per natura la produzione, gli uffici hanno finestre belle. La produzione non ha finestre perché siamo stati educati che quando tu produci non alzi gli occhi al cielo, perché se alzi gli occhi al cielo perdi tempo, no? Ecco, dobbiamo fare un cambio veramente di fondo nel lavoro operaio. Io sono venuto per parlarvi del lavoro operaio. Da Cucinelli non possiamo far altro che imparare, ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, che ha ricordato anche come la moda toscana, per uscire dalla crisi, dovrà puntare più sulla qualità che sulla quantità. Se facciamo un gioiello dobbiamo farlo di qualità, con le nostre mani, con le nostre attitudini, le nostre capacità. Se facciamo una borsa lo dobbiamo fare. E state tranquilli, quel prodotto troverà sempre la possibilità di essere venduto nel mondo, perché il lusso, quello vero, quello pagato per il prezzo giusto, piace a tutto il mondo. Chiunque scende, perché la paura dell'impresa porta a scendere e a tentare di aumentare le quantità, di difendersi, di mettersi, quella è mortale. Giovedì 4 luglio, focus nazionale online sulla corretta gestione dei residui di produzione nello webinar dal titolo Sottoprodotti e sviluppo sostenibile, la corretta gestione dei residui di produzione nell'economia circolare. La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione online entro il 3 luglio 2024 sul sito della Camera di Commercio. Vuoi trasformare un'idea brillante ed innovativa in un progetto di impresa? Il Business Model Canvas è uno strumento che risponde a questo bisogno. Se ne parla nello webinar programmato per mercoledì 10 luglio alle 10. Iscrizioni sul portale Nuove Imprese di Unioncamere. Tecnologie 4.0 per digitalizzare l'impresa e ottimizzare profitti e comunicazione. Giovedì 11 luglio alle 10, seminario online dedicato all'importanza dei dati, alle tecnologie 4.0 e alle strategie di digital marketing di nuova generazione, con un focus particolare sull'utilizzo dei social media come risorsa fondamentale per il successo aziendale. Iscrizioni sul portale Nuove Imprese di Unioncamere. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi, ed ogni 15 giorni la newsletter Camera News direttamente nella mail.